Cambiare le gomme è un'operazione, diciamo, semplice, si può fare benissimo nel proprio garage, così. Però ci sono delle accortezze per evitare di farsi male e fare le cose in sicurezza. E oggi ne vediamo qualcuna. In più, mi sono comprato questo per non farmi mancare niente. È una pistola pneumatica della Parkside. Vediamo se funziona, se fa il suo lavoro e come si usa. Ok, vediamo da cosa è composta la valigetta. Beh, abbiamo ovviamente il manuale di istruzioni in multilingue, tra cui anche italiano, la pistola, un oliatore, olio, una brugola per regolare l'olio che passa nella pistola, un set di chiavi dalla 9 alla 19 e una prolunga. Quindi per chi non avesse un oliatore attaccato al compressore, fortunatamente è già incluso, quindi dobbiamo solo collegarlo qua. Ok, vediamo bene come fare. Quindi sotto la macchina sicuramente ci sarà sempre in questo punto una freccina dove indica dove mettere il crick, quindi voi dovete seguire la freccina assolutamente non sulla carrozzeria ma sul telaio subito sotto e inserire il crick lì. Che inizia prima ancora di alzarla ad allentare i bulloni, basta proprio semplicemente smollarli, dopodiché si alza il crick. Appena sollevata la terra possiamo finire di togliere i bulloni. Ok, adesso dinamo metrica e stringiamo. Wow.
volta finito, non dimenticatevi di controllare la pressione delle gomme. Ok, ricapitolando, abbiamo visto che cambiare le gomme è molto semplice alla fine, bisogna solo ricordarsi i vari passaggi, quindi individuiamo dove va il click, perché ci sarà segnata sicuramente una freccia nella parte sotto la scocca, e ci attacchiamo al telaio, non alla carrozzeria, perché sennò spacchiamo su tutto. Alziamo, puntiamo leggermente il click e poi allentiamo le viti, dopodiché alziamo la macchina e finiamo di smollare. Togliamo la gomma, mettiamo la gomma nuova, puntiamo tutte le viti, le chiudiamo. Nel caso di una macchina a quattro fori dovete fare il segno della X, nel caso come la mia è un 5 fori la stella, quindi questo movimento, ok? Poi ovviamente vediamo un po' di attrezzi indispensabili. Parliamo prima ovviamente della pistola che abbiamo visto usare. Allora, serve? È utile? È indispensabile? No. Nel mio caso non ce la faceva smontare perché io ho un compressore piccolo, ho un compressore da 25 litri, ci vorrebbe come minimo, ma come minimo, un 50 litri. E non so neanche se quello ce la farebbe, o comunque andrebbe sempre acceso. Di sicuro il 25 litri non ce la fa, quindi io l'ho usata per toglierle e avvitarle quando ormai erano smollate a mano e le ho chiuse a mano. Ho sempre fatto senza, l'ho pagata mi sembra 29 euro, quindi ci sta, però sicuramente ci vuole un compressore, è utilissima ma con un compressore da 50 litri è una. Cose indispensabili, sicuramente, ovviamente, un crick come si deve, perché se pensate di usare quello della macchina di emergenza con la rotellina che state lì così, quello lì è da prendere e buttare via appena si compra la macchina. Ci vuole un crick come si deve, tipo questo. Per ulteriore sicurezza, se non vi sentite sicuri, mettete sotto un cavalletto come questo. Così se il click dovreste cedere avete un cavalletto. Sicuramente ci vuole una chiave dinamometrica come questa. Questo è un bussolotto che ho comprato io a parte, perché se comprate la chiave vi arriva solo così come questa. Qui ha una ghiera dove si può regolare la chiusura in newton metri con questa ghiera. Io adesso l'ho regolata sui 11, mi sembra, sì, 11 newton. Magari uno pensa erroneamente che mette la chiave nella gomma e poi ci salta sopra di peso. Non serve. Se voi leggete sul libretto della macchina, sulle istruzioni della macchina, vi diranno che più o meno saremo sui 10 newton per bullone. Non serve stringere tanto. È super sufficiente, anzi rischiate di romperli a chiudere di più, quindi questa sicuramente, questa è indispensabile, questa bisogna averla in casa, è indispensabile. In più comprate un bussolotto lungo, abbastanza lungo, non di quelli standard, perché sennò fate conto che il cerchio entra fino a qua, non riuscirete a girare, comunque rischiate di graffiare la carrozzeria inutilmente, quindi ci vuole una bussola abbastanza lunga, indispensabile. Io ne ho anche una standard, diciamo, è telescopica, la uso esclusivamente per svitare, perché altrimenti con la dinamometrica se chiudete a 11 dopo dovete regolarla per svitare, invece con questa avete più leva, potete fare tutta la forza che volete per svitare, ma non per avvitare, per svitare. Io le tengo tutte e due. Dopo aver cambiato le gomme ci vuole, bisogna controllare la pressione, quindi ricordatevi di avere un manometro come questo. In più, se non volete portarvi il compressore in giro e non ce l'avete a portata di mano come me, basta che vi prendete una prolunga. Questa qua è sempre della Parkside, tra l'altro l'ho presa in super offerta. Alla fine non è altro che un tubo arrotolato, niente di che, con già i raccordi rapidi già pronti da mezzo pollice, è utilissima. Poi ovviamente se avete anche lo spiralato è ancora meglio,
però questo, se non avete il compressore, se non volete portarvelo dietro, è comodissima. Però questa fa parte, diciamo, degli accessori non strettamente indispensabili. Bene, quindi ribadiamo, a parte come cambiare le gomme, l'abbiamo visto, attrezzi indispensabili, dinamo metrica, RIC, manometro e compressore. Attrezzi non indispensabili, la pistola, che però è sempre utile. Questo possiamo metterlo nel mezzo, perché se il click è buono, questo non serve. Comunque vi lascio qua sotto tutti i link in descrizione per tutta l'attrezzatura che abbiamo visto oggi, quindi se volete acquistarla, a parte ovviamente la pistola, magari ve ne metto una che costa meno o comunque simile. Ok, il video finisce qua. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, seguirmi su Instagram, lì dove potete vedere anticipazioni, foto, alcune parti di video che neanche pubblico. Comunque vi invito a seguirmi anche lì, poi ho anche un sito, funnymaker.wordpress.com. Vi invito a scrivermi nei commenti se voi questa lo avete, come vi trovate, se per voi è utile, per me ci sta. Però ovviamente ci vuole il compressore più grosso. Comunque secondo me è un buon oggetto. Sì. Fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha e cosa ne pensa lui, perché ovviamente Parkside, cioè la fazione di quelli che l'adorano e la fazione di quelli che dicono che fa schifo. Parkside è una marca da hobbisti e quindi come hobbista non bisogna pretendere più tanto. Però in questo caso, per il prezzo pagato, sì. Sì, è normale. Per il prezzo pagato, diciamo che con le bussole incluse, la prolunga, l'oliatore, è assolutamente regalata. Bene, non credo che non ci sia altro da dire. Vi ricordo che trovate tutto in descrizione, quindi leggetela tutta bene bene. Se volete andare a vedere altri miei video, altre mie recensioni, trovate tutto qua sotto. Grazie, ciao. Io devo andare a finire di fare il giardiniere.